Simone, direttore sportivo della Don Carlo Misilmeri, al termine di una stagione molto intensa, lo possiamo dire, partita con grande voglia di ricominciare da zero, di ricostruire da zero all'insegna della territorialità. Tu ne sei uno dei capisaldi già da tanti anni. Faccio dire a te, che stagione è stata? Ma sicuramente un po' una stagione, per così dire, da due volte, nel senso che la prima parte, prime 10 giornate, abbiamo un po' raccolto meno in realtà di quello che realmente meritavamo, e quindi lì, diciamo, c'è stato un periodo un po' nel quale c'eravamo un attimino appiattiti, e purtroppo abbiamo dovuto prendere l'amara scelta di cambiare allenatore, perché si sa, quando tra le parti ci sono rapporti che vanno oltre il calcio, non è mai facile separarsi. E oggi va anche il mio grazie al lavoro e all'impegno che ha messo anche mister Tumminia nella prima parte di stagione. Dopo il cambio allenatore e la sistemazione di diversi dettagli che magari a inizio stagione avevamo gestito in maniera diversa, abbiamo avuto sicuramente un rendimento molto alto, ne parlavo in settimana anche col mister, con i ragazzi, e se prendiamo i numeri che sono venuti fuori dalle ultime 20 partite, ovvero da quando è arrivato mister Napoli, sono numeri importanti in termini di punti, in termini di gol fatti, di gol subiti, e di conseguenza sicuramente la seconda parte di stagione ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo, in realtà devo dire, raccolto quello che meritavamo, perché questo gruppo, e mi riferisco sia ai vecchi sia ai nuovi, chi è arrivato anche a dicembre non ha mai smesso di, così, per così dire, di pedalare, di dare il massimo con impegno, con sacrificio, con grande dedizione e soprattutto con grande serietà, ma è una parola fuori posto, e oggi è il risultato di tutto questo. Ci siamo goduti questa bella giornata di sport, al di là del risultato che ci ha premiato. Sicuramente è stata una giornata nella quale abbiamo, diciamo, chiuso appunto al meglio questo nostro percorso. Ecco, si volta pagina, naturalmente adesso è tempo di bilanci, tu l'hai già fatto, è tempo di riposare, però già con la testa rivolta al futuro. Sì, non ti nego che in realtà già siamo un po' proiettati al futuro, però è giusto staccare un attimino la spina e concentrarci, diciamo, cioè recuperare un po' le energie, perché comunque, come hai detto poco fa tu, è stata sicuramente una stagione molto, molto intensa, però sicuramente da parte della società, che ringrazio prima di tutti, come ho detto prima, ringrazio lo staff, ringrazio i giocatori, ma ringrazio soprattutto la società, che ci è stata sempre vicina, non ci ha mai fatto mancare niente, e di conseguenza siamo già proiettati al futuro, e avere questa società alle spalle sicuramente ti consente di parlare quasi subito di futuro, cosa che purtroppo non sempre è possibile, e penso che questo possa essere uno dei punti di forza per il nostro futuro.